Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di Godus. Questa volta ho tirato via subito, il link per tutte quante le cose che potete. Tutti quanti i miei link vari. Vediamo di chiamare questa città Hyrule, come è stata scritta, ed è anche un mini spoiler per una serie futura, non vi dico nient'altro per ora. Vediamo di fare un po' di gente. Dov'è che andate voi? Là sopra? Volete andare? Sì, per andare là sopra però devo farvi la strada, quindi vediamo di fare la stradina. Facciamo così. Facciamo così. Sì, scaveremo tipo un sacchissimo da questa parte, però va bene. Giretto di qua. Ok, dovrebbe esserci una strada per arrivare fin qua, credo. Vediamolo subito, proviamo a fare due. Ok, così dovrebbero andare da quella parte, vediamo se ci arrivano, se sono così intelligenti da fare il giro. Sembrerebbe di sì. Forse ce la fate? Lei che ce la fa arrivare fin qua? Spostati. Ancora niente? Vabbè, ancora niente. Uno ci è arrivato là, non so come abbia fatto. Ok, questo magari cerchiamo di farlo sopravvivere almeno. Sperando che riesca ad arrivare là. Fai pure il giro e cerca di arrivare là. Intanto andiamo a vedere. Di raccogliere un po' di queste, ma anche se non ci serve. Andiamo a vedere un po' di carte. Land expansion. Ottimo. Abbiamo un'altra carta qui, che è un'altra land expansion. Perfetto. E un'altra carta qui, che è un'altra land expansion ancora. Quindi adesso abbiamo un macello di zone in più. Andiamo a cercare un attimo le carte e poi off camera andrò a cercare. Tanto qui c'è già qualcosa. Ok, e off camera andrò a cercare. Andrò a sistemare il terreno un attimo perché ci vuole un sacco di tempo. E non voglio annoiarvi più di tanto. Intanto abbiamo il call. Abbiamo questa qua. Intanto sta morendo gente, ma adesso dobbiamo arrivare a quei 1300 per sbloccare la prossima carta. Dovremmo farlo forse in questo episodio o nel prossimo. Forza, forza. Animal Force, andiamo a cercare una, è qua sotto, eccola qua, perfetto, ancora un po' di carbone. Tra l'altro qua siamo quasi in un'altra spiaggia, anzi abbiamo già la zona di mare qua, un piccone, ce n'è un'altra qua sotto. Abbiamo ancora le gemme dall'altra parte, forse dovrò farne qualcuna. Andiamo a cercare ancora posticini. Carte, 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 dove siete? Ce n'è una scoperta così. Ok,
andiamo a cercare ancora un paio di carte, ce ne sono un paio qua. Ok, la limestone e qua dovrebbe essere... due ce ne sono. Tutte risorse però, niente di nuovo per adesso. Mahogany, che è un altro tipo di legna. Continuiamo a cercare. Questa è la zona nuova. Qua c'è qualcosa sicuramente nascosto. La carne, qua abbiamo un sacco di zone paludose che vedremo di risistemare. Qui abbiamo un altro di quelli. Qui abbiamo una carta che è nascosta qua dietro. Si vuole nascondere, però se scavo un attimo dovrei riuscire a trovarla. Eccola qua. Ok, qua c'è un altro totem ancora che è molto nascosto. Se dovrò scavarlo fuori, vediamo di scavarlo fuori. Ancora in giù? O non esiste ancora totem? Un totem sott'acqua. Proviamo a vedere se cliccando salta fuori. Shrine of Expansion, c'è scritto effettivamente che cos'è. Però non è... Ah, eccolo qua. È molto in basso. Forse devo fare ancora qualche click per tirarlo fuori. Click, click, click. Dai che salta fuori. Eccolo qua. Quindi se ci cliccate sopra vi mostra Shrine of Expansion ad esempio. Andiamo a scoprire anche questa. Cluster, abbiamo questa. Perfetto. Altre risorse dovrebbero essere... Sì, c'era una qua. Carta oro. Abbiamo questa. Qui c'è un altro Shrine of Expansion? Sì. Ok, e qui anche? Sì. Ok, direi che ho beccato tutte le carte, magari fermiamoci un attimo perché adesso sistemo un po' il terreno e vedremo di espanderci dopo la pubblicità. No, scherzo, arrivo subito. Ok, eccoci qua, non ho fatto proprio tantissimo, ma volevo fare un piccolo aggiornamento, praticamente liberato un po' quest'area che vedete qua, sto continuando ad aggiornare e sto continuando praticamente a espandere la popolazione man mano che vado avanti, e volevo farvi notare una cosa, credo di riuscire a mostrarvela tra pochissimo, non credo ci siano ancora tante carte nascoste, ma adesso vedremo effettivamente se mancano qualcuna, se manca qualcuno in giro. Tanto io sto costruendo case più o meno alla rinfusa, cioè non sto dando un criterio, vorrei case di livello 1, vedo quello che viene fuori in caso dopo vado a modificare. Qui è dove avevo trovato esattamente le pietre, ce ne sono ancora come mi avete giustamente segnalato. Andiamo a scavarne ancora. Eccole qua. Vediamo di scavare in questa direzione. Scusate se c'è un po' di lag in questo momento, ma perché sto anche renderizzando un altro video. Gradirei anche girare la mappa in qualche maniera, ma non so ancora come si fa. Ok, ho anche bisogno di... Sperando che il lag passi perché in questo momento sono al 100% del file ma sta finendo la renderizzazione. Scusate per il piccolo tempo, mi metto un attimo in pausa e vedo di liberare un po' la montagna. Ok, è passato il lag per fortuna, sto continuando ad espandermi pian pianino. Ci
Possiamo anche cliccare un paio di case. Ups, non distruggerle però. Ci possiamo espandere intanto con la nostra popolazione che si avvicina anche al mio risultato voluto, ovvero 1300. Qua posso liberare giusto un attimino, in modo che ci stiamo a casa. Ok, così abbiamo altre possibilità di espanderci di là. Oh, bene, bene, bene. E qui abbiamo da raccogliere ancora un po' di pietra. Come vedete, sto cercando di fare quest'area. Come vedete, non è facilissimo da liberare, ma è qua sotto. Abbiamo bisogno ancora di un bel po' di fede che sto usando per modellare il terreno, ma tra un po' dovremo averla. A parte che basta cliccare un po' di qua e di là tutte queste pietre, che sono veramente tante. Possiamo espandere anche in questa direzione. Qua ho visto una carta, sì. Anzi, due carte. C'è una anche qua. Non per noi. Vediamo magari di espanderci in questa zona che è un pochino più consona. Dove stai andando? Ah, fai il giro largo. Visto che è pianeggiante, vediamo di fare una cosa così. Qua c'è un'altra carta che era un po' nascosta. Sono tutte carte risorsa. Adesso quando sblocchiamo la popolazione dovremo avere sicuramente qualcosa di sbloccabile. Ok, qua continuiamo. Ci sono altre persone da buttare fuori? Intanto abbiamo un po' di gemme ancora. Zone di espansione per ora momentaneamente no. Parte qua. Quindi qua possiamo fare anche così, magari togliere tutta questa zona, appiattire un po' il terreno qua. Ok. Anche qua abbiamo un sacco di cose, mamma mia. Abbiamo veramente un sacco di lavoro da poter fare. Qui c'è una carta mia. Ok, e pian piano ci stiamo avvicinando, sperando che riusciamo a finire per la fine dell'episodio ad arrivare a 1300.
che qua ci sono un paio di carte. Kindling e... questa è una botte? Ok, un altro kindling. Ok, aumenta, aumenta, aumenta. C'è una carta anche qua sotto? Sembrava di sì. Possiamo fare direttamente un totem, quindi abbiamo il totem qua e lo attiviamo. Ok, continuiamo ad aumentare la nostra popolazione, dovremmo riuscire ad arrivare a 1003. Possiamo unire tutta questa gente. Guardate qua quante case. Adesso possiamo fare il totem anche qua. Da dove possiamo mandare le persone? È qua in fondo. Perché da qua? Ah, perché c'è una casa là, ok. Proviamo ad andare su uno di questi. Facciamo così. Un sacco di gente che sta andando là, ma in teoria dovrebbe bastare. Eccoci, stiamo per arrivare. Si sente il tutun tutun di sottofondo. Dai, dai, dai. Così dopo off camera vedrò di sistemare ancora un po' di più.
tra un episodio e l'altro se riesco. Dopo sono 10.000. E ci sono di gemme qua ancora. Andiamo a tirar via tutta la montagna pian pianino allora. Ok, abbiamo sbloccato la nostra carta che è il Craftsmanship Science. Un po' di tutto, vediamo se riusciamo a sbloccarla. In teoria abbiamo già tutto. Plaster, ok, abbiamo abbastanza picconi? Perfetto, e quindi cos'è che abbiamo sbloccato? Una carta scienza che ci dà più skill, e poi abbiamo questa di pottery che dobbiamo ancora sbloccare. Costruiscono prima praticamente le case. Questa invece dobbiamo ancora sbloccarla sempre per popolazione, quindi è la prossima in teoria. Ci vuole ancora un po' più di tempo ed è l'ultima carta di questa parte. Ok, ma ci vediamo a un altro episodio di Godus. Grazie per essere stati con me. Adesso lavoro un pochino off camera per il prossimo episodio. Namaste and be brave.